Gennaio è per me da sempre il mese lacrime e sangue per quanto riguarda la dieta e il benessere. Dopo le feste natalizie bisogna chiudersi la bocca. La mattina faccio sempre una macedonia in cui è prevalente il kiwi, poi abbiamo i frutti esotici e poi una squalida insalatina. L'importante è non stare a dieta perenne, perché crolla il metabolismo basale, che crolla dopo tu appena mangi, non so, una minima cosa in grassi. Ma dico Bruno, ma se poi mangiare una cosa del genere, dopo tutto l'allenamento fatto sotto le festività, tra panettone, polpettone, lasagne al forno, i fritti di pesce, che me dai il farro? Allora, grazie, te voglio bene, che altro ci abbiamo qua? Il riso in bianco, all'ospedale praticamente. Le zucchine lesse, meglio me sento. Ecco, io siccome amo il carboidrato, mi butterei su queste tartine, che tanto c'è il pesce, e continuo l'allenamento, anche perché, scusate tanto, c'è stato tutto questo, come dire, mangiare, abbuffarsi, stare insieme. Ecco, allora, perché perdere l'allenamento? Perché perdere le curve, le rotondità sospette? Pasqua un attimo, uno deve arrivare allenato a Pasqua. E per cui... Maurizio, posso? Grazie, arrivederci. Queste vacanze ho preso un chilo. Per cominciare, diciamo, a rimettere in forma il metabolismo, io comincio a fare sicuramente del movimento la mattina. Allenamento cardiovascolare, hot yoga e poi una sessione di pesi. Faccio un po' di addominali di ogni tipo. Poi una specie di camp. Io faccio questo che mi aiuta tantissimo. Comunque ogni mattina faccio qualcosa da lunedì al venerdì. Che poi diciamo la verità, basta non parcheggiare attaccati all'ufficio, basta prendere le scale invece dell'ascensore e al limite farsi anche una passeggiata in bicicletta. Questo per pareggiare il conto delle calorie. Dopodiché un buon proposito per il 2020, non fare buoni propositi. Oppure, soprattutto, crederci sempre, arrendersi mai.